Buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento ormai quasi quotidiano con i webinar della formazione GAR. E questa mattina c'è il terzo e ultimo appuntamento con Eleonora Napolitano, la nostra collega del gruppo formazione di GAR, che ci parlerà anche quest'oggi per questo appunto ultimo appuntamento del corso della comunicazione efficace online. Vi ricordo che tutti gli appuntamenti, tutti i corsi e webinar della formazione GAR li trovate nel nostro sito, nel nostro portale che è learning.gar.it. E a questo punto do la parola direttamente a Eleonora. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate e mi vediate bene. Saluto tutte le persone che sono qui, ma anche le persone che ci stanno seguendo, Gabriella, per la presentazione e come al solito i miei colleghi Andrea Corleto, Elis Bertazzon e Ilaria Bortolotti che mi aiutano nella gestione tecnica di questi webinar. Siamo giunti alla fine, è l'ultimo dei nostri incontri sulla comunicazione online. Io inizio sempre dicendo perché abbiamo deciso di fare questi tre webinar oggi. Concedetemi di rispondere però a questa domanda alla fine di questo incontro. È vero che siamo alla fine, ma mi fa piacere ricordarvi che sulla piattaforma learning.gar, all'interno dell'ambiente dedicato a questo corso, potete continuare a scrivere se avete domande, dubbi, richieste di chiarimento in merito a quello che abbiamo visto nel corso di queste giornate. Adesso ci salutiamo come al solito e quindi vi chiedo di andare su menti.com e di inserire questo codice 521876. Io condivido il mio schermo. E la prima domanda che vi faccio è: quanti di voi hanno partecipato? Sono i fedelissimi, quelli che se li sono seguiti tutti e tre questi webinar. Ah, oh, mi fa piacere constatare che ci sono tanti fedeli che sono arrivati a seguirli tutti. Bene, mi sembra che siano arrivate, diciamo, la maggior parte delle risposte, qualche altro secondo. Abbiamo 19 persone che invece o ne hanno seguito uno o sono alla prima volta. Bene, direi che ci siamo fatti un'idea del fatto che la maggior parte di voi hanno frequentato tutto il percorso, diciamo. E adesso vi chiedo invece, prima di iniziare, mi piacerebbe molto potervelo chiedere. Ecco qua. La prima parola che vi viene in mente pensando a voi che presentate online. Ansia, carezza, agitato. Paura, panico. Sorriso, necessità organizzativa, voce, rigidità, emozione. Anzi, è scritto così, evidentemente è condiviso. Emozionato. Passione, coraggio. Fatica, impegno.
Sono tutte parole che oggi vedremo nel corso di questa oretta e mezzo insieme. Entusiasmo, impacciato, distanza, ansia, panico, emozioni, impacciato sono i più gettonati, diciamo. E anche l'altra volta ho fatto una cosa del genere. Io lo faccio perché spesso le paure sono condivise. Tutti noi proviamo più o meno le stesse cose di fronte alla comunicazione online dal vivo, ma in generale a una performance di comunicazione dal vivo di fronte a qualcuno. E quindi il fatto di condividerle, come dicevo anche l'altra volta, fa sì che le nostre paure diventano un tantino meno invadenti, perché ci rendiamo conto che tutti vivono più o meno le stesse cose quando si trovano in questa posizione. E mi fa piacere comunque che siano emerse parole come, ripeto, entusiasmo, sorriso, energia, ma anche timori come problemi tecnici. Sono tutte cose che oggi tenteremo di vedere insieme. Direi che possiamo tornare alla presentazione, quindi io interrompo la condivisione del mio schermo. Che cosa abbiamo visto? Allora, il 29, il primo incontro, abbiamo fatto una carrellata degli eventi online dal vivo, abbiamo definito che cos'è la comunicazione efficace online, abbiamo anche visto in che modo possiamo stimolare l'attenzione, che tipo di memoria possiamo stimolare nei nostri partecipanti. Il 6 maggio ci siamo, quindi il secondo incontro, ci siamo invece concentrati su tutta la parte di preparazione del materiale e dell'evento in sé e la gestione. Abbiamo visto quali sono diciamo, le tappe all'interno di un evento online e in che modo devono essere gestite. E oggi parliamo di noi, di come dobbiamo presentare, perché se ci pensate abbiamo fatto tutto, siamo pronti, abbiamo preparato il materiale, ma come arriviamo alla diretta? E quindi oggi in sala si vedrà insieme come presentare online. Vedremo un po' la gestione dello stress, che è una cosa, l'ansia, la paura, sono cose, termini che sono ritornati, che mi avete espresso durante la domanda su Menti. Gestione delle obiezioni, che di solito è un'altra cosa che ci mette un po' di stress, sono quelle domande o quelle osservazioni che possono metterci in difficoltà. Come comunicare anche emotivamente online? Perché qualcuno ha detto distanza, è vero, noi abbiamo la sensazione di essere lontani, noi lo siamo realmente lontani, ma la comunicazione non deve risentire di questa lontananza fisica. Cosa evitare di fare prima e durante un evento di comunicazione online dal vivo e invece cosa fare? E poi un piccolo finale che spero sia una cosa carina. Una premessa vorrei fare. Comunicare dal vivo online è la capacità di coinvolgere sia sul piano cognitivo, ma come anticipavo anche sul piano emotivo. Dobbiamo comunque creare un clima positivo, empatico, anche se l'audience non la vediamo, ma le persone sono lì davvero, sono fisicamente da qualche parte e ci stanno ascoltando. E dobbiamo imparare a gestire con eleganza qualsiasi tipo di problema e volendo di obiezione. Comunicare online dal vivo è sicuramente una situazione comunicativa di grande impegno e dovuta al fatto che c'è una difficilissima sintonia con gli interlocutori. L'ho già detto, lo ripeto, non vi vedo in questo momento, quindi non so, per esempio, qual è la vostra reazione a quello che sto dicendo. E c'è per questo una tensione emotiva di chi parla elevata. Dobbiamo imparare a gestirle queste cose in modo positivo affinché la nostra comunicazione online dal vivo sia sempre e comunque una comunicazione efficace. L'altra premessa che faccio è che ognuno di noi ha potenzialità comunicative, ma è necessario che si verifichino certe condizioni. E questo io lo dico anche nei miei corsi di public speaking in presenza, perché da questo punto di vista cambia poco, il mezzo non cambia il tipo di comunicazione che noi offriamo. Dobbiamo volere eccellere, quindi desiderare migliorare da un punto di vista della comunicazione. Un po' dobbiamo non temere il giudizio degli altri, che si lega al fatto che una comunicazione efficace è anche una comunicazione abbastanza diretta. Certo, conoscere le regole che governano la comunicazione efficace ci aiuta. La preparazione, non mi stanco di dirlo e di ripeterlo.
I comunicatori che sembrano naturali, sciolti, sono i comunicatori che si preparano, che studiano e quindi tutto sembra abbastanza naturale. Appassionarsi all'argomento e trasferire quindi il proprio entusiasmo per quello che si sta dicendo, anche quando l'argomento non c'è proprio comodo, perché l'entusiasmo in comunicazione non deve mancare mai e lo vedremo. È chiaro che fare pratica ci aiuta a migliorare. Dobbiamo considerare ogni occasione di comunicazione online dal vivo o in pubblico come un'occasione per fare pratica e quindi migliorare. Oggi vi chiedo di fare domande durante, che vi vengono in mente durante tutto il webinar su Menti, sempre col codice 521876. Ricondivido al volo il mio schermo. Ok, e qui potete digitare tutte le vostre domande durante il corso di questo incontro. Vi scrivo qui sotto, menti.com, il codice è 521876, così vi rimane qui. No, così non lo vedete, mi sa. Eccoci. E potete continuare a scrivere lì le vostre domande. Come presentare online? Il cuore di questi tre webinar. Dobbiamo un po' essere convinti. Ci dobbiamo un po' piacere, essere convinti di essere bravi e preparati. E mi raccomando, avere sempre entusiasmo e sorriso, soprattutto all'inizio. La fase di aggancio viene definita in comunicazione e quindi è necessaria una buona dose di entusiasmo, un sorriso aperto e accogliente nei confronti dei partecipanti. L'adrenalina e la tensione sono normali e non possiamo escluderli da questa performance. Dobbiamo imparare a gestirli positivamente. Ricordatevi che si può sbagliare e che sbagliare è assolutamente umano e tutti noi siamo soggetti a errore. Ricordarci che il fatto che qualcuno ci ascolti è un privilegio. Io oggi sono una privilegiata, voi avete scelto di dedicare un'ora e mezza del vostro tempo a quello che ho da dire. E questa cosa la dobbiamo trasferire in comunicazione. Parlando con le persone che sono venute ad assistere al nostro evento online, un po' come fosse una chiacchierata tra amici e pensandoli davvero davanti a noi. Mi raccomando, sorridere sempre. Il vantaggio, e l'ho anche detto forse nel corso del primo webinar, è che nella comunicazione online noi possiamo immaginare l'audience che vogliamo. In fondo io adesso posso immaginare che voi siete tutti veramente attenti e assorti ad ascoltare quello che sto raccontando, cosa che non è vera nella realtà, perché nella realtà io vedrei veramente che faccia state facendo in questo momento rispetto alle cose che sto dicendo. E quindi quello che può sembrare un limite, cioè non avere di fronte le persone con le quali sto parlando, si può trasformare in un vantaggio. Quali sono le paure più comuni che appartengono a tutti? Le prime si legano a situazioni di natura tecnica, possono non funzionare alcune cose, l'audio può sentirsi male, le slide non, possono non caricarsi o dei video che abbiamo scelto possono non partire. Lo abbiamo detto, lo ripetiamo, evidentemente lì dove è possibile pensare a un piano B, ma quello che è importante è che dovete ricordarvi che l'evento siete voi e quello che avete da dire. A fronte di problemi tecnici che sono tutto sommato gestibili, si va avanti perché le cose che dobbiamo dire le sappiamo e quindi possiamo tranquillamente gestire alcuni problemi tecnici. Solo in situazioni estreme, quindi quando è proprio tecnicamente impossibile portare avanti un evento, si interrompe. Altrimenti ricordatevi che al centro anche dell'attenzione delle persone che sono lì ci siete voi. La paura della telecamera, della webcam, è una mancanza di abitudine. Evidentemente le prime volte tutti noi ci sentiamo un po' imbarazzati. Il consiglio è quello di fare qualche prova, sia da soli, se avete la possibilità di farlo con qualche collega, anche meglio.
E per decidere l'inquadratura giusta, per valutare la vostra gestualità, il vostro sguardo verso la webcam, il volume della vostra voce. La prima volta che dobbiamo presentare online dal vivo, chiaramente c'è paura e c'è la paura di sbagliare, che è una paura condivisa da tutti. Ripeto, sbagliare è umano. E il consiglio è che se noi rimandiamo però un'immagine di sicurezza e di preparazione rispetto a quello che stiamo presentando, ogni tipo di difficoltà, anche di natura tecnica, viene percepita dall'altra parte non come una nostra responsabilità, ma come qualcosa che è esterno a noi, che non è sotto la nostra, stessa responsabilità. Questo fa sì che la stima delle persone che vi ascoltano non venga meno perché avete commesso un errore. Calo di tono e di ritmo, sì, può succedere, ma chiaramente presentare è faticoso. Quindi se finite una presentazione online dal vivo e non siete stanchi, significa che non avete dato e fatto quello che dovevate fare al massimo delle vostre possibilità. Accorgere che state un po' calando tono, ritmo, quando vi cominciate a chiedere come sta andando e quindi vi state distraendo dalla vostra comunicazione, dovete stare attenti perché significa che state diventando noiosi probabilmente e quindi le persone che stanno dall'altra parte anche si stanno facendo la stessa domanda o si stanno distraendo. E allora, come abbiamo visto anche la volta precedente, possiamo cambiare stimolo, fare una battuta, alleggerire, fare un silenzio, rimandare una domanda, chiedere se è tutto ok. Pochi iscritti, sì, è un'altra delle paure più comuni. Adesso organizzo un evento online, vado che non c'è nessuno o ci sono poche persone. Possiamo perdere un po' di entusiasmo, di carica, e questo non lo dobbiamo fare mai però. Dobbiamo sempre pensare in positivo. Ci sono pochi iscritti, vorrà dire che avrò più spazio da dar loro, potrò far loro più domande, potrà essere un incontro un tantino più interattivo. E poi, alla fine, gestione obiezioni e abbandoni. Abbiamo parlato degli abbandoni anche la scorsa volta. Ci sono due fasi in cui gli abbandoni di un webinar sono normali, e la fine. Soprattutto se facciamo quella cosa che abbiamo visto l'altra volta, cioè diciamo che immediatamente raccontiamo a chi e verso chi è rivolto quello che stiamo raccontando. Le persone che non si sentono in linea con la proposta che stiamo facendo abbandonano all'inizio. Questo è normale e fa parte del gioco. Invece, gli abbandoni verso la fine possono essere il termometro di quanto noi riusciamo a essere incisivi in comunicazione, il termometro della nostra capacità di tenere alta l'attenzione. Relativamente alle obiezioni, noi possiamo prepararci e preordinarci una lista di obiezioni rispetto a quello che stiamo raccontando. Ci possiamo fare un'idea delle cose che potrebbero chiederci e che ci potrebbero mettere in difficoltà. Prepararcela prima e chiaramente, evidentemente, pensare a una risposta all'obiezione stessa può toglierci di impaccio. Personalità e abbigliamento. Allora, tutti i corsi di comunicazione, siano essi public speaking dal vivo che online, fanno una parentesi su queste due caratteristiche. E quindi per completezza di informazioni, evidentemente la faccio anche io, la faccio nei miei corsi in presenza, la faccio oggi qui, poco, ma l'abito non fa il monaco, è vero, ma la prima impressione comunque influenza un po' il giudizio che gli altri si fanno. Quello che io consiglio sempre è di curare un po' i dettagli per costruire una buona prima impressione, sempre rispettando la propria personalità. Quello che consiglio sempre è di vestirsi, per esempio, in modo comodo, che ci fa sentire a nostro agio. L'importante è che ci sentiamo a nostro agio e anche un tantino carini, io questo lo consiglio, ci dobbiamo anche un po' piacere perché ci stiamo esponendo pubblicamente anche al giudizio altrui e quindi ci dobbiamo andare belli carichi. Quando dico curiamo nei dettagli, faccio un piccolo esempio. Se devo presentare online e indosso un orologio che continuamente, per esempio, fa rumore sul computer, io ho creato una distrazione e un rumore di fondo che avrei potuto evitare se avessi pensato che, per esempio, l'orologio, quindi una banalità. Però riflettiamo anche su queste cose, perché sono impedenti la comunicazione.
Personalità. Rispetto alla personalità, io consiglio di essere se stessi, di esibirla con naturalezza. Questo rende la comunicazione partecipativa e efficace. Ci sono alcune caratteristiche di noi, la nostra capacità di essere entusiasti o meno, la nostra sicurezza, il nostro humor, se ce l'abbiamo, anche la timidezza. Sono tutte nostre caratteristiche. Ma non possono essere cancellate, devono essere al massimo esaltate. Perché cito la timidezza? Perché una delle cose che mi viene più spesso detta è che se qualcuno è timido, pensa che questo sia un limite alla possibilità di comunicare efficacemente online dal vivo o in generale dal pubblico. E invece è semplicemente una peculiarità. Io dico ai timidi, per esempio, i timidi possono però avere una voce naturalmente molto accattivante, o possono avere una gestualità molto vera e comunicativa. Quindi niente di noi è un limite se lo sappiamo esaltare e usare a vantaggio della nostra comunicazione. Quindi un corso come questo è chiaro che anche rimandare i compiti. Sto dicendo, se volete ottenere una prestazione migliore in comunicazione, potete adottare una serie di comportamenti. Il fatto di modificare i nostri comportamenti però non significa cambiare la nostra personalità, che rimane quella. Questo per dire che anche le tecniche che vi sto dicendo e raccontando ormai da 3 volte a questa parte devono essere interpretate a seconda della nostra personalità e questo rende vincente la comunicazione perché la rende vera. Lo humor, sicuramente la capacità di fare ironia e di usare l'umorismo in comunicazione è un vantaggio perché risveglia un po' l'attenzione, vivacizza. Certo, solo se è una naturale espressione del sé. Non facciamo quelle cose che vogliamo fare i simpatici per forza, perché spesso invece generiamo il gelo dall'altra parte. Ma se è un'espressione naturale del nostro sé, ben venga, usatelo liberamente. Tra l'altro, le migliori battute sono quelle che escono spontaneamente. Scrivo, se studiato deve avere senso logico che rafforzi il messaggio. Perché se studiato? Soprattutto se vi capita di fare presentazioni sempre le stesse in diversi contesti, vi può essere accaduto che vi è uscita una battuta brillante e la gente ha riso e quindi funziona. E se funziona in presenza, badate bene, funziona anche online. E poi magari le persone ridacchiano in chat e ve ne accorgete, ok? Se pensate che ha funzionato, la potete inserire, diciamo, in scaletta. Questa è una tecnica che i più noti comici, ne cito due su tutti, Franca Rame e Dario Fo, facevano i loro testi così, mettevano dentro il copione battute che erano andate bene. In comunicazione può essere fatto nello stesso modo. L'importante è che rafforzi quello che volete dire e che non esca dal senso logico della vostra presentazione, evidentemente. L'unica cosa che io consiglio di evitare sia in presenza ma anche a distanza, forse a distanza ancora di più, è iniziare un intervento con una battuta, perché siamo in una fase in cui ancora non ci sono le condizioni. Quando iniziamo, anche quando io ho iniziato questa mattina, dall'altra parte, le persone collegate si fanno una serie di domande su di me e quindi sono in una fase di studio e gliela dobbiamo lasciar fare ai partecipanti questa fase di studio dello speaker. È giusto, la facciamo anche noi quando siamo di là, fa parte del gioco. E quindi entrare, diciamo, un po' a gamba tesa con una battuta all'inizio potrebbe non essere la carta vincente per generare un clima di empatia. L'entusiasmo in comunicazione, l'ho detto, lo ripeto, non deve mancare mai perché è la più grande forza della comunicazione. Se noi siamo entusiasti, che cosa trasmettiamo? La convinzione di quello che stiamo dicendo, la validità di ciò che diciamo. Poi si trasmette, porta entusiasmo. Se io di qua sono entusiasta, forse anche di là vi trasmetterò questo stesso modo di approcciare al tema. E poi per iniziare serve sempre la fase di inizio di uno speech di comunicazione online dal vivo, ma di comunicazione in generale, dal vivo viene definita fase di volo e quindi dobbiamo catturare l'attenzione immediatamente delle persone che sono di là, tanto più se non le vediamo e quindi dobbiamo assolutamente iniziare con una buona dose di entusiasmo per catturare l'attenzione dell'audience.
che ci serve, perché se abbiamo delle cose da dire loro, vorremmo e desidereremmo che loro ci ascoltassero, diciamo. Tutto chiaro fin qui? Ci sono domande? Ok. Bene. Mi sembra che sia tutto chiaro. Possiamo quindi procedere. C'è una domanda forse. Silvia chiede, ma dobbiamo un po' forzare, essere un pochino più carichi del solito? Questo è il senso della domanda, Silvia. No, Silvia, scusate, Silvana. Scusate, sto aspettando che si. Sì, perché non passa una comunicazione diretta. Se è quello che ho capito, che noi deve esibire la propria personalità in modo naturale. È chiaro che dobbiamo fare uno sforzo comunicativo per essere un tantino più accattivanti di come siamo nella vita normale, perché parlare in pubblico, online, dal vivo a qualcuno non è esattamente la stessa cosa di fare la chiacchiera al bar, no? È evidente che c'è un'energia che devo rimandare che è diversa. Un'altra domanda, quindi se capita che vedo le persone distratte devo cambiare strategia, giusto? Sì, nel caso della comunicazione in presenza, Daniela, riesci a vederle le persone distratte, quindi assolutamente sì. In alcuni casi date proprio la pausa, cioè fateli alzare, andare a prendere il caffè. Qui no, non so se sei arrivata oggi o hai partecipato anche agli altri episodi, ma online non vediamo veramente le persone che abbiamo dall'altra parte, dobbiamo strutturare dei ganci, si chiamano, e cioè delle strategie per alternare il ritmo. Lo dobbiamo prevedere perché dopo circa 10-15 minuti l'attenzione cala. Eleonora, ricordati di indicarci il repository di immagini free per costruire slide efficaci. Le ho indicate, Valentina, sono nella sezione modulo 2 all'interno della piattaforma LearningR. Vado avanti. Lo spazio reale che abbiamo a disposizione. Questo qui, dal nostro monitor alla parete dietro alle nostre spalle. In mezzo ci siamo noi. Idealmente è una sorta di cubo e se ci pensate è uno spazio abbastanza contenuto nel quale muoverci. E che cosa possiamo fare? Prima di tutto, ai lati del nostro monitor, che sono fuori ripresa, quindi nessuno li vede, possiamo tenere tutto quello che ci serve. Vogliamo la copia cartacea delle nostre slide, della scaletta, gli appunti, vogliamo mostrare qualcosa, un libro. Per esempio, mentre facciamo la nostra presentazione, abbiamo bisogno di acqua, di caramelle, tutto quello che vi serve, che vi fa la copertina di Linus, non lo so, qualsiasi cosa, tanto non si vede. E quindi è uno spazio utilissimo, preziosissimo, che dobbiamo e possiamo gestire, lo spazio non visibile. Quali sono le riprese più comuni? Mezzo primo piano, cioè mezzo busto, mezza figura? Al massimo piano medio. Io diciamo che eviterei proprio il primissimo piano perché mette in evidenza tutti i nostri difetti e magari non è il massimo. Poco usato, molto poco usato in Italia, il vertical webinar, cioè quello che ci riprende a figura intera. È molto poco usato perché ha evidentemente bisogno di una strumentazione tecnica diversa. Ci deve essere, per esempio, una telecamera che ci riprende a figura intera, può essere anche molto bello, però è di difficile regia. Che cosa possiamo fare all'interno di questo cubo dove stiamo? Muoverci senza esagerare. Padroneggiare il cubo significa pa padroneggiare tutto l'evento online. La webcam, per esempio, la mia è un tantino bassa, però dovrebbe essere, per essere perfetta, dovrebbe essere all'altezza dei nostri occhi, in modo da non avere una ripresa né troppo dall'alto né troppo dal basso. E quindi mi chiederete che devo fare in questo cubo? Vi potete, ripeto, muovere, ci si può allontanare, ci si può avvicinare, questo dà ritmo anche all'eloquio.
destra e sinistra. A volte, quando naturalmente ci spostiamo verso sinistra, stiamo dicendo una cosa che ci mette in difficoltà, una sensazione negativa. Se andiamo verso destra, invece, spesso riportiamo delle sensazioni positive. Il fuoricampo, alcuni lo usano, magari come gancio, io lo sconsiglio, cioè a patto che non siate dei comunicatori online preparatissimi, con grandissima pratica e tecnica, insomma, evitiamolo, però lo riporto perché è uno dei movimenti che si può fare, uscire fuori campo. Anche i movimenti devono essere naturali, non bisogna essere, poi vediamo come non bisogna mostrarsi invece. Nella varietà dei movimenti che scegliamo di fare, chiaramente adottiamo il criterio della moderazione, perché sennò facciamo venire il mal di mare di là, sembriamo degli attarantati. Quello che consiglio sempre è di registrarsi e rivedersi. Questo aiuta perché come faccio a decidere di modificare un atteggiamento se non ne sono consapevole? Quindi rivedersi, per quanto all'inizio possa essere un pochino così quasi sgradevole, è una cosa che dobbiamo fare. Come non mostrarsi mai, quindi che cosa non fare? Ci sono eventi molto formali, nei quali anche noi diventiamo tutti ingessati, accademici, noiosi, non c'è un altro modo per definirci in quei contesti, diventiamo semplicemente noiosi. Mortalmente, e quindi diciamo che non, la nostra comunicazione è tutt'altro che efficace. Spesso, soprattutto i presentatori online giovani, quindi un pochino meno esperti, fanno una serie di cose che purtroppo non sono proprio efficaci perché diminuiscono il ritmo. Invece, abbiamo visto che il ritmo va tanto alto e va sostenuto. Assottigliano la voce, abbiamo fatto l'altra volta una parentesi di approfondimento invece su quanto l'uso della voce è importante. Tutto questo rende lenta la comunicazione e si perde di entusiasmo, ripeto, si diventa noiosi. Dall'altra parte è difficile che catturiamo l'attenzione e qualcuno davvero ci ascolti. Diciamo che formale non è noioso, è solo formale. E invece a volte capita che io mi vesto in modo formale, per esempio gli uomini che ne so, si mettono la giacca e niente, c'è un rimbalzo nella propria comunicazione, addirittura nelle slide. Tutto diventa non formale, ripeto, ma ingessato, imbalsamato, noioso. Tutto questo va evitato. La comunicazione efficace è sempre una comunicazione empatica che coinvolge, che genera entusiasmo in qualsiasi contesto, che non significa non essere formali, significa rimandare energia e entusiasmo per quello che si sta dicendo. Che succede però? Non voglio essere ingessato e allora divento scomposto, sto tutto così, storto, un po' rilassato, con questo tono anche un po' stanco, che vuole sembrare sciolto, ma in realtà non ridà l'immagine della scioltezza, ma della stanchezza. Sono qui, ma vorrei stare altrove. A volte anche un atteggiamento un po' spocchioso, da super esperto. Ecco, se fate, no, sicuramente nessuno di voi lo farà, però capita o vi è capitato di sentire diciamo degli speaker online così, no, non si fa. Cambiamo subito atteggiamento, ricomponiamoci, mettiamoci dritti sulla sedia. Questo perché? Perché dobbiamo rispettare le persone che ci stanno ascoltando e il modo in cui io comunico è un modo per rispettarli. E dobbiamo quindi comportarci sempre con professionalità ed eleganza anche nella comunicazione. Condividere, spesso ci capita di dover condividere il nostro schermo. Adesso dico tutta una serie di cose che voi già sapete e fate, però per ridondanza comunicativa, come abbiamo visto l'altra volta che informazione si usa, le dico: ripulite la cronologia, eliminate le barre, attenzione alle notifiche che arrivano, alle foto di sfondo. Quando usiamo il nostro computer, anche quando è quello di lavoro, spesso insomma il privato e il pubblico si mischiano un tantino. E invece quando organizziamo una comunicazione online dal vivo, la dobbiamo rendere più neutra possibile. Una delle possibilità è addirittura, scusate, mi sono distratta con una domanda, adesso arrivo. Usare Chrome in modalità anonima. Sì, è interessante, scusate perché Arturo mi fa una domanda pertinente, grazie anzi. Eleonora, ma curare il contesto intorno al cubo è importante? Sì,
Certo, chiaramente se intorno al cubo, oltre noi, comunque non visibile, vabbè, chiaramente dobbiamo cercare di essere in un ambiente non particolarmente rumoroso, con una illuminazione buona, perché dobbiamo abbattere quanto più possibile i rumori che sono distraenti la comunicazione e quindi impediscono una comunicazione efficace. Anche alle spalle, insomma, uno sfondo. Possiamo decidere qual è più congeniale per noi, però fa tutto parte della gestione di questo spazio virtuale che condividiamo. Usiamo bene il nostro tempo, cerchiamo di non perderci in dettagli utili. Scusate perché non ho finito di rispondere ad Arturo che mi chiede. Può dare un tono a scegliere un oggetto? Sì, certo, uno sfondo. Per esempio, in questo i politici e i giornalisti sono magistrali perché hanno sempre la Treccani dietro. Non lo so, secondo me vendono dei poster. Comunque, no, è una battuta, evidentemente, però la libreria dietro, un bel quadro, un bel poster, sì, certo, può aiutare. Il tempo a nostra disposizione. La comunicazione efficace è una comunicazione che riduce invece di che non si perde in dettagli. Poi possiamo approfondire, però dobbiamo tarare le informazioni su quelle veramente, veramente utili perché le persone possano ricordarle. E quindi cronometrarsi, provare per rimanere in tempi. Così come porsi in un certo modo rimanda il rispetto per le persone che ci stanno ascoltando, anche rimanere nei tempi. È una forma di rispetto e qui ci ho messo un bel mea culpa perché io non l'ho fatto mai nella prima volta né nella seconda, però giuro che non mi volevo mancare di rispetto e ho sforato tutte e due le volte. Mi auguro che oggi di rimanere miracolosamente dentro i tempi. Questi ganci che abbiamo visto nelle volte precedenti, usati per catturare l'attenzione del partecipante, una battuta, un silenzio, un'attività da fare interattiva se il numero dei partecipanti, ve lo consente, ma i ganci possono essere usati anche per noi, perché possono essere usati per ascoltare i partecipanti e capire qual è il livello della loro attenzione. Una piccola parentesi sull'uso dei pronomi personali. Le due parole più potenti in comunicazione, anche in comunicazione online dal vivo, sono tu e noi. Quando noi usiamo il noi, ci stiamo riferendo alla comunità virtuale che abbiamo costruito per quell'ora e mezza. Il tu anche è un veicolo potente in comunicazione. Da abolire io verso voi no, non lo fate, perché allontana lui e lei anche. Il loro. Quando si costruisce la presentazione, e per esempio si usa lo storytelling, si può anche costruire una storia, quindi, che prevede antagonisti da combattere o problemi da risolvere, si può usare il loro, perché ci riferiamo a qualcosa che dobbiamo appunto combattere, possiamo risolvere con moderazione, perché anche il loro può insomma, allontanare. Quindi nella comunicazione online dal vivo preferite sempre usare il tu, anzi il noi. Questi ganci, l'ho detto, lo ripetiamo, l'attenzione cala ogni 10 minuti, bisogna riattivarla come con l'uso di questi ganci che la mantengono alta, possono eliminare l'eventuale rumore. L'abbiamo visto nel corso del primo webinar, il rumore è sia concettuale. C'è anche un rumore concettuale, le persone si distraggono, pensano ad altro e dobbiamo evitare che facciano questo il più possibile e creano un contesto che facilita l'apprendimento. Possiamo usare questi ganci anche, ripeto, per verificare l'attenzione, la presenza dei partecipanti e dobbiamo chiederci qual è l'obiettivo del gancio che vogliamo usare, quanto frequentemente e che tipo. Quanto frequentemente? Ogni circa 15 minuti. È anche una domanda, quello che ho fatto io, tutto chiaro fin qui, dare modo ai partecipanti di interagire, fare una domanda specifica su un tema trattato. Uno degli esempi è come facciamo noi, usiamo Menti, ma insomma ce ne potrebbero essere altri. Che cosa
Che cosa servono questi ganci, che sono un po' la richiesta di feedback in fondo da parte di chi ci ascolta? Misurare l'attenzione dei partecipanti, ci fanno variare il ritmo, ci fanno verificare il punto di vista dei partecipanti, che potrebbe non essere uguale al nostro. E quindi, verificandolo, dando modo ai partecipanti di intervenire, possiamo risottolineare quello che desideravamo dire loro e in qualche modo consolidare la comprensione e l'apprendimento. In generale, risvegliamo e quindi coinvolgiamo. Coinvolgiamo questi partecipanti che non sono lì, l'ho detto l'altra volta, non sono spettatori di uno spettacolo che voi fate. Sono dei partecipanti e quindi hanno necessità di partecipare al processo comunicativo. Anche se online diventa più difficile, lo possiamo fare. Facciamo domande e lasciamo che le persone rispondano in chat, per esempio. Facciamo fare delle cose quando è possibile in piccoli gruppi, perché il learning by doing, cioè l'apprendimento dal fare, è un apprendimento più stabile, più duraturo. Se lasciamo un po' la comunicazione libera, in fondo ci divertiamo pure un po' tutti di più, non solo io che sono di qua, che me la canto e me la suono. Ci fare domande, quindi di esporci alla domanda, aumenta la nostra immagine di professionalità. Rimandiamo sicurezza, esperienza. La grande capacità di anticipare dubbi e domande addirittura la si acquisisce col tempo ed è anche insomma, figlia di una grande capacità di leadership. Scusate, guardo un attimo in chat perché forse c'è una domanda. Intendo dire, prima Eleonora, scrive Novella, si è interrotta per leggere una domanda e poi commentarla. Può essere considerato un gancio? Forse l'ho detto poi, sì, chiede ai partecipanti di fare domande, interrompersi, notare che c'è una domanda come ho fatto adesso. Sì, io sto spezzando il ritmo. Occhio a non farlo in continuazione perché diventa distraente. Non avere cura dell'evento, non prepararsi, non curare esteticamente il materiale, lasciare un po' le cose al caso, non prevedere mai nessuna interazione. E quindi essere didatticamente inefficaci, avere una comunicazione ingessata, fredda, distante, tutto questo allontana i partecipanti e fa sì che i partecipanti non ci ascoltino, soprattutto se interessati all'argomento. Quindi, quanto più sono interessati all'argomento, tanto meno noi rimandiamo un'immagine di cura nei confronti dei partecipanti, più questi si allontanano. È per questo che dovremmo fare tutte le cose che ci stiamo raccontando. Ci dobbiamo ricordare che gli eventi online, sebbene mediati dallo schermo, nessuno si vede, sono eventi sociali, perché noi stiamo insieme quest'ora e mezza, socialmente insieme. È emersa come domanda la scorsa volta, presentazioni di natura tecnica, giuridiche oppure resoconti di ricerca. Evidentemente le persone che si trovano a fare spesso questo tipo di presentazioni mi rimandano sempre il fatto che sono presentazioni noiose, è difficile renderle accattivanti. Un po' è tanto il modo in cui io comunico, l'entusiasmo di cui sopra, il sorriso, la sicurezza, la convinzione, tutto questo aiuta in comunicazione. Ma possiamo rendere un tantino più accattivanti anche presentazioni di questo tipo. L'ho detto, lo ridico, la tecnica dello storytelling, cioè inventare una storia dentro la quale inserire una presentazione più tecnica può aiutare. Vi consiglio, ma poi lo metterò magari in bibliografia, Il viaggio dell'eroe, che è un testo dal quale poi nasce tutto lo storytelling, che vi spiega quali sono le fasi in cui si costituiscono sempre, da sempre, da tutti i secoli dei secoli, le storie e che le rendono così accattivanti. Quindi il dato, io dico sempre, il numero di per sé non è comunicativo, anzi, è più comunicativo raccontare come siamo arrivati a quel dato, il processo, perché è la narrazione di una storia, anche di una storia personale, per esempio, di come siamo arrivati noi. E questo è il consiglio per le persone
che hanno necessità di preparare soprattutto presentazioni di natura più tecnica. Ci sono alcune cause che effettivamente influenzano negativamente la nostra capacità di coinvolgere. I PNListi definiscono l'essere fuori stato, per esempio, se sono triste, arrabbiato, stanco, preoccupato, è evidente che la mia capacità di essere coinvolgente nei confronti degli altri è un tantino più difficile. O ho grande, grande esperienza, allora sono capace di indossare una bella maschera e far finta di niente, oppure insomma è chiaro che la nostra comunicazione risente dell'essere fuori stato. L'orario e le precedenti attività. Io sconsiglio caldamente di fare due cose: mettere comunicazioni, eventi online troppo tardi, quando tutti sono già belli, saturi da tutte le attività della giornata, perché evidentemente si fa fatica di qua, perché lo devo, diciamo, erogare, ma si fa fatica anche di là a stare attenti. Così come subito dopo pranzo, no, perché anche se siete brillanti comunicatori online, dopo pranzo c'è l'abbiocco, a Roma si dice post-prandiale, ci viene un tantino di sonno e quindi mantenere alta l'attenzione, ma anche la nostra capacità. La motivazione è necessaria sempre, la dobbiamo trovare anche quando le situazioni comunicative non sono proprio comodissime. Stiamo facendo una presentazione che non abitiamo bene, l'evento, siamo stati invitati all'ultimo minuto, abbiamo avuto poco tempo, tutto quello che vi pare, ma un tantino di motivazione per farla la dobbiamo trovare, perché ci aiuta a essere energici e quindi a coinvolgere. Ho detto e lo ripeto, il numero dei partecipanti è vero, può disattendere le nostre aspettative, ma ci dobbiamo ricordare che tutti i partecipanti hanno diritto a avere una performance comunicativa di livello, siano essi 5 o 100. Quello che vi ricordo è iniziate sempre, sempre bene al massimo delle vostre possibilità, perché vi serve per agganciare l'attenzione di tutte le persone che sono di lì, di là e vi stanno ascoltando. Quindi mai iniziare tipo patibolo, oddio sono qui ma vorrei stare da un'altra parte. No, questo rimando in comunicazione non lo dobbiamo fare mai. Sono qui, voglio essere qui, sono felice di essere qui e questa è una possibilità, un privilegio e lo trasferisco. Sette suggerimenti che potete seguire per mantenere alta la vostra energia. L'ho detto, forse il primo webinar. C'è un momento di raccoglimento, diciamo, ok? Almeno una mezz'ora prima della performance online dal vivo. E se è possibile, trovate il vostro rito, ognuno il suo, rilassatevi, chi si rilassa, chi respira, chi lo so che non si dovrebbe dire, ma fuma una sigaretta, chi si fa due chiacchiere col collega che lo fa tanto ridere, fa una dei fa, ognuno il suo, ma trovate un rito, vi porta fortuna, perché aiuta a concentrarci. A metterci in stato, non a essere fuori stato. Mi raccomando, voler eccellere, voler fare bella figura. L'adrenalina è una nostra alleata. Spezziamo il ritmo, cerchiamo di interagire con gli altri, diamo la parola ai partecipanti. Mi raccomando, la postura e la voce vi aiutano a tenere alta l'energia, quindi dritti sulla sedia, perché respirate meglio, la voce esce meglio. Anche la voce, l'abbiamo visto l'altra volta, aiuta a mantenere l'energia perché ci aiuta a variare il ritmo della nostra presentazione. Gestione dello stress. Zan zan, se ci fosse la musichetta. Che cos'è che ci stressano? Due cose: le situazioni negative che il cervello ricorda come negative o le situazioni nuove. Perché? Perché il cervello in un caso ci dice no, non andiamo lì perché non abbiamo fatto una bella figura l'altra volta. Oppure ci dice dove stiamo andando, che non conosco niente. In entrambi i casi si attiva, diciamo, un segnale di pericolo. Questo fa sì che l'ipofisi produca adrenalina. Questo per dire che lo stress nel parlare online dal vivo è inevitabile, perché è un fenomeno, un processo biochimico, non è un fenomeno soggettivo. Non è che Eleonora è stressata 10 minuti prima di iniziare. Tutti quelli che devono fare una performance di comunicazione online dal vivo lo sono. Lo stress è positivo, se ci pensate,
con l'adrenalina si vincono le gare, gli sport. Certo è che dobbiamo tenerlo sotto la soglia critica, perché altrimenti non lo gestiamo più e effettivamente diventa impedente la qualità della nostra comunicazione. Qual è la sintomatologia da stress? La voce alterata che trema, l'abbiamo vista l'altra volta, ma la percezione che noi abbiamo è superiore a quella che si sente. Quindi in qualche modo state tranquilli perché si sente molto meno di quello che percepite voi. Le palpitazioni, il respiro che si fa corto, dovete respirare più profondamente, anche lentamente. La sudorazione, adesso non ridete, però sì, è così, c'è gente che sotto stress suda. Queste anche sono cose che dico quando faccio i corsi di comunicazione anche in pubblico, perché vale la stessa cosa. Cercate di vestirvi in modo che non si veda che la camicia si chiazza di sudore da tutte le parti, per esempio, ma non perché è estetica, antiestetico, perché penso che possa aggiungere stress al vostro stress. A volte lo stress si manifesta con un bruciore allo stomaco, ve lo tenete, non si vede, quindi va bene così. Il tremolio alle mani, soprattutto all'inizio. E allora per riflesso noi cerchiamo di contenerle e di non muoverle. È vero il contrario, se lasciamo che le mani vadano e si muovano, il tremolio si attenua, perché ho un vuoto di memoria, non mi ricordo più che devo dire. Sì, può succedere, accade. È per questo che non si deve mai, mai lasciare alla sola memoria. Costruite delle slide, per esempio, che vi aiutano. E preparatevi. Questo abbatte drasticamente ogni livello di stress possibile. Quindi, ricapitolando, lo stress è un problema comune e già il fatto di viverlo così ce lo ridimensiona. Il nervosismo, le mani che tremano, la voce che trema, tendenzialmente non si vede così tanto, si vede di più se ce ne facciamo un problema e cerchiamo di contenere tutto. Invece, utilizziamo l'energia positivamente ci fa scaricare stress, la voce, il tono, la gestualità, tutto ci può aiutare a abbattere i livelli di stress. Prepariamoci, non mi stancherò mai di dirlo, e facciamo pratica quanto più possibile. Tutte le volte che potete, riguardatevi dopo una performance di comunicazione online dal vivo, perché vi rendete conto di quello che fate e delle aree di miglioramento. Un altro tasto dolente. Fin qui tutto chiaro? Domande? Ok. Mi sembra di sì. Ok. Quindi possiamo andare. La gestione delle obiezioni. Ripeto, un altro tasto dolente. Perché la domanda che non sappiamo, l'obiezione, la critica ci mette in difficoltà comunicativa. Improvvisare. La capacità improvvisativa ci aiuta nella gestione delle obiezioni. Quando vediamo, infatti, come i grandi musicisti jazz che si fanno quelle belle improvvisate fantastiche, e si studia, infatti, si coltiva anche l'improvvisazione. Quando vediamo un relatore che risponde con spirito, che reagisce bene all'obiezione, che in fondo non si intimorisce di fronte al fatto che non la sa una risposta, la nostra autostima aumenta, non diminuisce. E quindi accade anche a noi se lo facciamo. Dobbiamo considerare l'obiezione una parte della comunicazione, parte integrante. È evidente che ci sarà qualcuno che penserà, mica penserà che tutto quello che sto dicendo è giusto, corretto, vero. Magari mi muove qualche obiezione. Ci sta, fa parte della comunicazione. Se la vivo così, cioè come parte integrante del processo di comunicazione, non entro in ansia, lo considero come un pezzo della comunicazione ed escono delle risposte geniali, tipo non lo so. Rispondere non lo so, cioè l'onestà è premiante in comunicazione. Si può dire non lo so, si può dire non ci avevo pensato nemmeno io, ringraziando addirittura per l'obiezione mossa. L'importante è non scusarsi o giustificarsi mai, perché non c'è bisogno, perché è evidente che non siamo dei tuttologi e qualcosa ci può sfuggire. Ci sono alcune tecniche per gestire positivamente le obiezioni e queste io le riprendo da corsi di comunicazione legati alla vendita e lo dico
Perché i venditori, che sono i più noti, i grandi comunicatori, considerano l'obiezione come un punto preziosissimo del processo comunicativo. Perché quando un cliente, potenziale cliente, muove un'obiezione, in realtà sta comunicando interesse, magari timore, ma interesse. E quindi, secondo loro, lì è possibile innescare poi il processo di vendita, la chiusura di vendita. E questo un po' noi che comunichiamo online dal vivo e non vendiamo niente, però ce lo dobbiamo ricordare, perché significa che se qualcuno muove un'obiezione, in fondo è stato sollecitato da quello che stiamo dicendo, e comunque ci ha ascoltato, quindi ci ha dato la sua attenzione. Come possiamo gestire queste obiezioni in modo positivo? Una delle cose che possiamo fare quando non la sappiamo, quindi quando l'obiezione ci mette in difficoltà, possiamo riformulare, quindi rigirarla un po', che non era un'obiezione, lo si fa anche con le domande in comunicazione. Silvana prima mi ha fatto una domanda, io non avevo veramente capito, e ho riformulato. Mi stai chiedendo, Silvana, mi stai chiedendo questa cosa qui? Perché se è questa cosa qui ti posso rispondere così. Questa è la riformulazione. Non la so, rinvio la domanda. Avrei potuto dire, Silvana, guarda, in questo momento, perdonami, non c'è tempo, posso una scusa, alla rispondo, però mi raccomando, se rinviamo poi rispondiamo. Ci possiamo concentrare su alcune parole all'interno dell'obiezione che ci è stata mossa, che magari ci agganciano una risposta più o meno, diciamo, in linea con l'obiezione stessa. Se riusciamo, minimizziamo e non fa male. Un'altra tecnica è quella di rilanciare la stessa domanda ai partecipanti. Scusa Silvana, mi sto citando in continuazione, ma insomma, Silvana mi ha fatto questa domanda. Io in realtà non la so in quel momento, e diciamo, in modo astuto la rilancio. Voi che ne pensate? E chiedo, intanto prendo anche tempo per cercare di elaborare una risposta di senso. Trovare analogie con altre situazioni vicine all'obiezione stessa che mi possono agganciare sempre una risposta. La comunicazione online è anche comunicazione con le emozioni, non solo sul piano cognitivo, l'ho detto all'inizio, ma anche sul piano emotivo. E in generale la comunicazione efficace, un po' di emozione dall'altra parte la deve smuovere, altrimenti è una comunicazione molto fredda, non passa il messaggio in modo efficace. Viene definita comunicazione emozionale. Perché è efficace? Perché si lega alle nostre motivazioni, allora, alle nostre azioni, i nostri gesti, le nostre scelte. Considerate che la premessa è: quando organizzo qualsiasi tipo di comunicazione online in pubblico, e quindi decido di parlare di qualcosa a qualcuno, è evidente che ho desiderio che questo qualcuno o intraprenda delle azioni o cambi delle sue scelte o diventi sensibile a certi temi, quindi di conseguenza modifichi le proprie azioni. Poiché c'è la necessità quindi di portare l'altro a fare qualcosa, è necessario che la comunicazione sia anche emozionale, perché, ripeto, ci piace sentirci essere razionali, ma molto spesso le nostre azioni sono azioni emotive, cioè si basano su motivazioni soggettive. Suscitare emozioni, non solo sul piano cognitivo, è efficace in comunicazione perché spinge maggiormente all'azione l'altro, alla trasformazione di sé. E quindi privilegiare una comunicazione che susciti risposte emotive anche e non solo cognitive. Altra domanda, secondo te? Da Giuliana, secondo te Eleonora è meglio far fare l'obiezione alla fine della presentazione o in mezzo, tipo ogni 10 minuti? Relativamente alla comunicazione online può essere interessante per spezzare il ritmo, poiché abbiamo visto che l'attenzione cala ogni 10 minuti, farsi fare domande o eventualmente obiezioni ogni 10-15 minuti, anche per pochissimo. Poi lasciare sempre alla fine uno spazio per le domande più ampio, però lasciare che qualcuno un paio di domande ogni 10 minuti, un quarto d'ora ve le faccia, secondo me può essere funzionale. Mi sembra che non ce ne sia. Ok, grazie.
Bisogna guardare sempre la telecamera, bisogna essere più naturali possibili, secondo me. Aspettate che Simona, è chiaro che voi state di là e io ogni tanto la guardo, ma guardo le slide, butto un occhio in chat per vedere se mi avete scritto, insomma, non la fissità, perché la fissità è quella roba ingestata, che non è comunicativa. Essere abbastanza naturali, anche nello sguardo. Certo, non guardare distrattamente proprio da un'altra parte perché si perde di efficacia comunicativa. Marzia chiede: è sensato chiedere al pubblico di fare obiezioni, magari come gancio? Certo, proprio specificatamente se c'è qualcuno che ha obiezioni in merito? Sì, perché no? È una domanda, è un tipo di domanda. Magari come gancio. Ogni domanda, cioè diciamo, iniziare l'interazione con i partecipanti è un gancio, qualsiasi domanda essa sia. La volontà di chiedere se ci sono obiezioni può essere un buon gancio. Andiamo avanti e relativamente alla comunicazione emotiva vi riporto questo metodo per comunicare emozionando che ho tratto dal libro sull'applausi di Ciro Imparato, che chiaramente vi riporto in bibliografia. È carino perché l'autore divide la voce, il volume, a un momento dell'evento e dice che l'inizio dell'evento è caratterizzato da una voce gialla, che è la voce, se ci pensiamo, di cosa? Del sorriso, una voce solare, il giallo che ci fa pensare. È anche una voce sincera, volendo anche un po' simpatica, ed è la parte dell'inizio, quindi anche dell'aggancio. Poi dobbiamo creare quel clima empatico, anche di rispetto con i partecipanti, e quindi una voce verde, dell'empatia, dice lui, per tutta la prima parte dell'evento. A un certo punto arriva il cuore di quello che devo dire, le informazioni che devo trasferire, i contenuti, la ciccia si direbbe a Roma. E qui è necessario, secondo l'autore, avere una voce blu, cioè la voce, diciamo, autorevole, calma, che rimanda sicurezza di noi, ma anche di quello che stiamo dicendo. Per chiudere, con la voce rossa, che è la voce dell'entusiasmo, quando chiudo. Abbiamo visto che l'ultima fase di un evento è la chiusura, in cui si fa una sintesi delle cose che si sono trattate, viste, e poi spesso è carino chiudere con una call to action, quindi invitare i partecipanti a fare qualcosa. Banalmente, abbiamo visto nelle volte scorse, scaricare l'ebook che mando. Per fare questo, cioè per far fare qualcosa a qualcuno, anche la mia voce deve rimandare entusiasmo ed energia. E quindi voce gialla all'inizio, voce verde in fase di creazione del clima di fiducia con i partecipanti, voce blu quando devo dire il contenuto, devo trasferire il contenuto della mia presentazione, per chiudere con una voce rossa dell'energia e dell'entusiasmo quando devo chiudere e fare la mia call e dare la mia call to action. Queste tre slide sono, diciamo, le ultime, più o meno le ultime, ma cercano di ripercorrere tutto quello che ci siamo detti fin qui, nel dirvi e raccontarvi quello che bisogna evitare e fare prima e durante un evento. Che cosa dobbiamo evitare? La mancanza di preparazione, mi raccomando, ricordatevi che per dare e ridare l'immagine di sicurezza, per avere una comunicazione veramente efficace, dovete poter fare la vostra presentazione a occhi chiusi senza slide. Modifiche all'ultimo minuto, io le sconsiglio. Abbiamo visto come è importante progettare l'evento online al fine di creare un evento efficace. Se poi 5 minuti prima cambio qualcosa che avevo stabilito, lo tolgo, metto altro, è evidente che la mia forza comunicativa perde di efficacia perché non ho fatto pratica con quello che voglio fare. Troppi dati, evitiamoli. Il dato abbiamo visto che annoia. Meglio raccontare storie anche sul dato. Nelle slide, troppi elenchi puntati sono noiosissimi e non sono efficaci dal punto di vista comunicativo. Le slide, mi pare la volta precedente, abbiamo visto che in un evento online le
Le slide possono essere numerosissime. Vi ricordate, dicevamo anche 2 o 3 slide al minuto per cambiare stimolo e quindi catturare l'attenzione. Esplodere pertanto i punti elenco in più slide è meglio da un punto di vista comunicativo, è efficace. Poi, tra l'altro, le slide sono gratis, quindi non costano niente, se non un po' di fatica a studiarle. Parlare troppo di se stessi. No, in fondo le persone ci ascoltano per le cose che abbiamo da dire loro, non per quello che abbiamo da dire su di noi. Quindi quel poco di informazione utile all'inizio che sancisce il motivo per cui siamo qui noi a parlare, non qualcun altro al posto nostro di quell'argomento stesso, e basta. Anche durante la presentazione, no? È la parentesi sui pronomi, io ho fatto, io ho detto, io ho visto, dopo un po', no? Evitiamo. Così come evitiamo troppe parole nelle slide. Le slide devono essere costruite per chi ci ascolta, non per noi. Quindi quelle slide piene di testo che le persone addirittura leggono, no, sono da evitare come la peste. Troppe animazioni, qualcuno me l'aveva chiesto e lo scorso webinar avevo risposto, ma mi fa piacere ripeterlo. Allora, relativamente alle animazioni, quello che io suggerisco è di metterne poche ma buone, soprattutto negli eventi di comunicazione online dal vivo. E perché? Perché appesantiscono la presentazione, quindi spesso ci sono anche difficoltà poi per caricarle nelle varie piattaforme che scegliamo. C'è una difficoltà di post-editing se poi le dobbiamo lasciare o consegnare, e se sono troppe, così se sono troppi ganci, cioè troppi stimoli, diventano distraenti in comunicazione e non diventano invece efficaci. Quindi se le vogliamo mettere, poche ma buone. La mancanza di immagini è un grandissimo errore. Considerate che il nostro cervello processa le informazioni attraverso immagini. La nostra conoscenza avviene circa per l'80% attraverso immagini, la costruzione anche di immagini mentali rispetto ai contenuti. Quindi non usare immagini all'interno di una presentazione è un grandissimo errore, perché perdiamo un pezzo della comunicazione, ma anche della capacità di apprendimento dall'altra parte e di memorizzazione. Che cosa dobbiamo fare invece? Tutto quello veramente che abbiamo visto dal primo webinar a oggi. Prepariamoci, e chi ha partecipato, non so, al primo webinar si ricorda il momento Kaizen, che è questa crasi tra due termini giapponesi, Kai e Zen, miglioramento continuo sta a significare. Quindi quando siamo chiamati a organizzare una presentazione online dal vivo, prendiamola come un momento di crescita personale. Momento in cui posso finalmente chiedermi di questo argomento quanto ne so, dove sono arrivata e che cosa posso fare per trasferirlo nel migliore dei modi. Prepariamo tutto quello che ci serve all'interno dell'evento perché la comunicazione sia efficace, tutto quello che abbiamo visto, i materiali, la costruzione delle slide, pensare ai ganci e alle interazioni con i partecipanti. L'organizzazione dell'evento, quei 6 momenti, dall'introduzione, l'accoglienza alla call to action, per ognuna di quelle abbiamo visto che ci sono delle tecniche di comunicazione che ci aiutano a gestirla nel migliore dei modi. Poi che dobbiamo fare? Dobbiamo promuovere questo evento e vi ricordate la promozione attraverso più canali possibili, perché altrimenti se non lo promuoviamo veramente è difficile che qualcuno venga. Finalmente andiamo in onda e quello che abbiamo detto oggi, soprattutto entusiasmo, ritmo, convinzione del contenuto che trasferiamo, comunicazione emotiva. Mi raccomando, prepariamoci anche noi ad essere sempre aperti alla gestione delle obiezioni, gestiamo il nostro stress in modo positivo. Chiudiamo la chiusura, quindi pensiamo a come chiudere la nostra comunicazione online dal vivo e se è possibile dare e ridare una call to action e poi gestire, abbiamo visto che l'evento non termina mai quando si spegne la telecamera, lo dicevo l'altra volta, ma diamo modo alle persone di interagire un altro po' con noi. Come per esempio io all'inizio vi ho detto, ci sarà ancora a disposizione il forum per eventuali domande o richieste di chiarimento.
Allora, adesso diciamo siamo alla chiusura e faccio una piccola premessa prima di raccontarvi le ultime slide. Volevo trasferirvi questa teoria che ho preso da un autore, poi citerò, che riprendendo una filosofia orientale si rifà ai quattro elementi più uno che governano l'universo, secondo gli orientali, per dire. Dovete un po' bilanciare questi elementi all'interno della vostra presentazione. Questa cosa, che era molto carina e ve la volevo trasferire, ha sollecitato in me invece l'idea di coinvolgere la mia giovane nipote 14enne appassionata di supereroi. E quindi io ve la racconto in un altro modo, ma più o meno il senso è lo stesso. E quello che vi consiglio e ci consiglio è che in ogni comunicazione online, al vivo, noi dobbiamo vestire i panni dei supereroi. Per l'esattezza, mi sono fatta tra l'altro dare da mia nipote, si chiama Raffaella, dei supereroi che potessero integrarsi con questi elementi e quindi dobbiamo essere un po' a Wolverine che rappresenta la Terra. E quando lo dobbiamo essere? Quando raccontiamo i dati, la parte tangibile della nostra presentazione, i contenuti, tentando di trasformare tutto ciò che è astratto in concreto e comprensibile per le persone che ci ascoltano. Quando dobbiamo essere molto collaborativi, per esempio, la nostra comunicazione online deve essere un po' come l'acqua, elegante, si deve adattare all'audience, dobbiamo ascoltare, dobbiamo anche avere la forza e la costanza dell'acqua, però, anche se i nostri primi tentativi non vengono benissimo, per la volontà di eccellere, no? Quello che dicevamo. Anche rinfrescanti, la nostra comunicazione deve essere anche rinfrescante, leggera. E ancora, dobbiamo un po' essere Iron Man, che rappresenta il metallo. La tecnologia nella comunicazione online dal vivo è una parte integrante e dobbiamo conoscerla, padroneggiarla, non deve essere limitante. Ma Iron Man anche quando dobbiamo ridare la solidità della nostra preparazione, no? E dobbiamo rimandare argomentazioni sicure, certe, all'interno del webinar. Quando invece abbiamo bisogno di rassicurare, essere quasi accoglienti con i nostri partecipanti, raccontare una storia, avere però fermezza di arrivare all'obiettivo comunicativo, dobbiamo essere un po' occhio di falco, il legno. E in ultimo, anche un po' torcia umana, e cioè il fuoco. Dobbiamo trasmettere voglia di cambiamento, trasformazione, innovazione, quindi dobbiamo sempre presentare con energia ed entusiasmo. All'interno di ogni evento di comunicazione dal vivo online possiamo essere più uno o più l'altro a seconda dei momenti o addirittura della tipologia di evento. Dobbiamo presentare risultati di ricerca, report, e beh, vestiamo i panni di Wolverine, dobbiamo quindi della terra, della fermezza. Dobbiamo invece organizzare eventi molto collaborativi con i partecipanti, dobbiamo essere un po' flessibili come l'acqua e quindi più Aquaman. Degli eventi di comunicazione online dal vivo molto tecnici legati all'uso della tecnologia, beh, dobbiamo chiamare il nostro aiuto Iron Man. Dobbiamo condividere esperienze con gli altri, quindi essere molto accoglienti, ripeto, quasi protettivi, dobbiamo invocare occhio di falco. Nella formazione, per esempio, perché avremmo il desiderio che qualcuno poi trasformasse un po' il proprio comportamento alla fine di un processo di formazione, beh, allora dobbiamo vestire i panni di torcia umana. E con questo io ho concluso e tra l'altro in tempo per lasciare spazio alle domande, concludo questo piccolo viaggio insieme all'interno della comunicazione online dal vivo. Rispondendo alla domanda dell'inizio, perché questi tre webinar? Perché io mi auguro di avervi lasciato un po' la borsa di Mary Poppins e quindi questo contenitore magico in cui magari andate a sfogliare le slide e trovate degli strumenti utili per preparare, per organizzare, per sperimentare anche con creatività e un po' di entusiasmo tutta la vostra comunicazione online. Io vi ringrazio e per concludere vado a vedere se ci sono domande.
Esther dice che manca una supereroina. Sì, l'ho detto anche io, ma non ho voluto fare l'antipatica con mia nipote 14enne, che l'ha fatto senza dolo. Allora. Domande no, ma non ho mai bevuto tanto come negli ultimi incontri online. In genere li tengo tra 2 e 4 ore ciascuno. Allora, il consiglio è che sono un po' lunghi per essere, insomma, al massimo io consiglio sempre di stare entro l'ora e mezza, le 2 ore, 4 ore, insomma, sono importanti. Se pertinente non già detto altrove, come scegliere le piattaforme tecniche? L'ho accennato durante il primo incontro, ma non è specificatamente oggetto di questo web, di questi 3 incontri che insomma sono tagliati più sulla comunicazione. Suggerimenti su come iniziare? Sì, li ho dati anche l'altra volta. Allora, negli eventi di comunicazione online, in cui si accolgono i partecipanti, se c'è qualcuno, nel mio caso per esempio c'è Gabriella che fa un po' la regia degli eventi e quindi apre, fa l'apertura, se no siamo chiamati a farla noi, dare il benvenuto, presentarsi un po'. Si possono fare domande all'inizio, si può fare una citazione, usare un'immagine e chiedere una restituzione su questa. Sono cose che abbiamo visto anche l'altra nello scorso durante il secondo webinar. Sì, Menti è fruibile, poi ci sono le estensioni, si possono comprare anche licenze. Quante persone sono gestibili per ogni evento secondo te? Dipende dall'evento, nel senso, se è necessario che le persone interagiscano, facciano discussioni di gruppo, oppure lavori di gruppo, insomma, secondo me dobbiamo stare non oltre le 50 persone per far fare atti, perché puoi fare gruppi da 10, magari. C'è anche la necessità di un tutor online per non essere proprio da soli. Allora, presentazione di un'opera d'arte, un film, può seguire le indicazioni che ci ha dato? Sì. Queste indicazioni di comunicazione efficace si possono utilizzare per ogni tipo di presentazione in pubblico, per qualsiasi argomento. Mi dispiace perché scrive e non si riesce a seguire, cade continuamente la connessione. Provare troppo, tra virgolette, non rende tutto un po' falso? Sì, certo, non dobbiamo mai ridare la sensazione che stiamo raccontando la poesia di Natale. Quindi dobbiamo lasciare sempre una parte libera all'improvvisazione comunicativa, perché è efficace. Ciò non significa che non devo essere consapevole e ben preparato rispetto a quello che devo dire. Se le obiezioni sono pertinenti e gratuite, che faccio? Lascio cadere? Sì, in alcuni casi sì, cioè se mi rendo veramente conto che l'obiezione è fatta e può succedere, semplicemente per essere distraente, assolutamente sì, lascio andare. L'ho detto la scorsa volta, se ci sono persone online collegate, che si sono collegate volutamente solo per essere distraenti, in casi estremi li potete bannare anche dall'evento, se diventano veramente fastidiosi.
Scusate, sto seguendo il suo webinar sulla comunicazione efficace, come ci si comporta quando la comunicazione avviene in forma testuale. Enrico, mi dispiace Enrico, ma sarebbe veramente troppo lunga, oggetto di un altro corso, evidentemente, la formazione, la comunicazione testuale rispetto alla comunicazione online, dal vivo. Quindi non per non volontà di rispondere, ma perché sarebbe veramente un tantino fuori tema. Magari ci pensiamo e facciamo un altro corso. Può essere utile lavorare sulla strumentazione, microfono di qualità, webcam. Si rischia di complicare la gestione del cubo? Dipende da quanta esperienza abbiamo tecnicamente. Se siamo tecnicamente in grado di migliorare anche da un punto di vista della qualità della webcam, del microfono, ben venga. In questo, per esempio, Gabriella è maestra, potrebbe fare benissimo un corso solo su questo. Io meno, quindi per esempio no. In relazione ai supereroi dell'uomo ragno, dove lo mettiamo? Sbaglio, moltissima parte di queste slide possono essere anche applicate, scusate, l'ho letto velocissimamente senza che nessuno potesse capire nulla. Sbaglio, moltissima parte di queste slide possono essere anche applicate alla comunicazione in presenza. Non sbagli, è così, la comunicazione efficace online e in presenza è abbastanza, è figlia più o meno delle stesse regole, che sono quelle. La comunicazione efficienza che online. Poi online ci sono degli accorgimenti, tipo la strutturazione di ganci che in presenza non esistono perché abbiamo il termometro dell'attenzione in mano perché vediamo le persone che abbiamo davanti e la loro reazione. È consigliabile fare pratica durante la presentazione tra una slide e l'altra oppure è consigliabile lasciare a fine presentazione? Questo va studiato prima. Costruisco la presentazione e decido in quali momenti inserire delle parti pratiche. Può assolutamente essere all'interno della presentazione, in momenti, insomma, specifici, perché c'è un obiettivo però all'attività che si lega al contenuto, per esempio, che ho appena finito di esprimere. La presentazione, io sono abbastanza fissata con una coerenza grafica, allineamento sempre uguale, stesso colore, è sbagliato. Allora, io consiglio sicuramente di non abbondare in fatto di colori, preferisco, ma è una preferenza, il fondo bianco e la scelta di pochi colori, soprattutto all'inizio. Rispetto all'allineamento sempre uguale, stesso colore, all'allineamento sempre uguale, sì. Mi dispiace dover dire che è un errore, perché l'attenzione si risveglia anche attraverso la grafica delle slide, soprattutto nella comunicazione online. E quindi non si deve mai invece fare una slide, tutte le slide uguali. Cambiate anche carattere, grandezza del carattere, posizionate il testo in spazi diversi, immagini. Possibilmente variando invece quanto più possibile, perché sennò c'è una assuefazione del partecipante alla grafica e quindi un aumento della sua disattenzione. All'atto pratico dove registro un evento per poi rivederlo. Spesso, per esempio, le piattaforme che si usano, questa fa sì che si possano registrare gli eventi. Se andate in streaming su Facebook resta il video dell'evento, anche Skype consente di registrare, quindi banalmente faccio una videochiamata e la registro e faccio una prova generale. Se l'evento è riservato a un numero limitato di persone che si conoscono, come meglio iniziare? Si salutano le persone come poiché si conoscono. Se c'è qualcuno che conosce bene bene, però e qualcuno proprio no, non ci mettiamo a fare proprio le chiacchiere da amici al bar perché le altre persone si sentono escluse. Quanto sei stanca? Allora, scusa, Leonora, ha inserito nelle info qualche software alternativo a PPT e più moderno ma free? Sì, avevo parlato di Canva, per esempio, che è molto usato, c'è una versione free che
che è anche carina, come no. Però, insomma, posso aggiungere altro. Nel caso di problemi seri che sopraggiungono mezz'ora prima dell'evento, è professionale annullare l'evento e come farlo in modo elegante? L'ho detto, sì, se è proprio impossibile tecnicamente, andare avanti, cioè farlo, ed è quindi è necessario annullarlo, si può mandare un messaggio, una mail, dicendo esattamente la verità delle cose in modo garbato e ridando immediatamente un appuntamento alternativo. Mi sembra di aver risposto a tutte le domande. Quindi vi chiedo com'è andata oggi per salutarci. Grazie a voi, chiaramente. Bene, torno. Su. Se voi volete continuare a scrivere su Menti, io torno. Interrompo la condivisione. E vi saluto, non so se Gabriella vuole salutare anche lei, ma questa non era approvata. Vi ringrazio. Mi senti, Eleonora? Ok, Sì, adesso sì, adesso sì. perfetto. Dicevo che no, non era approvata questa. Saluto anch'io tutti. Diamo come gruppo formazione GAR l'appuntamento ai prossimi webinar. Abbiamo ancora un prossimo appuntamento con il nostro gruppo di calcolo, il nostro dipartimento di calcolo e storage distribuito, quindi il prossimo appuntamento. E poi, importante, abbiamo aperto le iscrizioni al corso che sarà formato da alcuni webinar di Simona Venuti del nostro gruppo CERT, che parlerà di sicurezza, ma sicurezza rivolta a chi non è un tecnico, quindi con degli aspetti che riguardano appunto chi si occupa anche di amministrazione, di gestione poi e di management degli enti e in generale appunto a chi ha un approccio meno tecnico. Quindi vi diamo sempre appuntamento per tutto su learning.gar.it. E per qualsiasi cosa, comunque, vi rispondiamo io, Eleonora, Andrea, alla mail che è training@gar.it. Grazie. Grazie, ciao a tutti.